ciao. Era troppo distante questa mela. Milano, stazione centrale, adoro questa struttura. Ogni volta che mi capita di venire a Milano l'apprezzo a 360 gradi, perché sono abituata alla stazione Termini di Roma, che è un pochettino un po' più triste, commettiamola così. A ottobre 2021 ho girato un video sul mercato centrale di Roma, che è decisamente più piccolo e limitato di quello di Milano. Perché non andare ad assaggiare un po' di cibi del mercato milanese, che si differenzia rispetto a quello di Roma perché ha diversi stand, ci accompagnano pure un po' di amici, colleghi youtuber, Junkfully, Franchinello, c'è anche Dario, quindi assaggiamo un po' di prelibatezze, speriamo che saranno buone, perché come sappiamo in genere in questi contesti di mercato centrale i prezzi sono sempre un po' più alti. Però la cosa positiva cos'è? Un aggregatore di cucine differenti. Andiamo, va! Ogni volta che mi ritrovo in zone limitrofe delle stazioni devi sempre stare un pochettino attento a chi ti ronza attorno, perché qui dentro c'è dell'attrezzatura costosa. Mi raccomando, stai attento, pure a Roma Termini, t'avevo detto un anno e mezzo fa, ogni tanto faccio tipo madre, no? Che rompo un po' le scatole, però è importante. Diamo un'occhiata. Cioccolateria. No, grazie. Sezione dedicata alle carni. Buona. La cosa bella dei mercati centrali è quando arrivi ti danno l'assaggino. Nel dubbio è buono. Se non è buono è la gratis. Il panino di Giobastianic, pensierino ce lo faccio. A Tesina ho preso un cheeseburger classico, non doppio. Puoi scegliere tra doppio, triplo o singolo. Sono partita col singolo. 8 euro. Attendo. Nel frattempo ti danno un assaggio di cotoletta di pollo e fai decidere no. E no. Ho preso il panino più economico di Bastianic. Smesciato, cioè la cucina a vista, sta lingua di carne. Molto poco grassa, cetriolini, 5-6 pezzi, un po' di burger sauce e American cheese. Il bun non è uno di quelli tipo, non è il potato bun a cui siamo abituati, il Martins, come ci suggerisce il grande Okiro dietro la telecamera. Tra l'altro arriverò da Fully prima o poi. A me sembra un po' una salsiccia, hai presente la salsiccia dello zozzone quando vai a Pierpanino? Io lo vedo molto poco crosticinoso, probabilmente troppo magro, assaggiamo. Croccantezza inesistente. La carne a tratti bollita non è male a livello di gusto, no? Però con gli hamburger smesciati fa immaginato misto, scelto bene, un buon fornitore, quel grassettino che si scioglie in bocca, lo pagherei 8 euro. Non è una scammata, non mi sento manco fregata, però la salsa pure è qualcosa di trito e ritrito, nulla di incisivo, nulla che, capito, te scoppia in bocca e fai mamma mia, questa me la ricorderò. Pure il pane stesso, mi dice la tua? Premessa, noi l'abbiamo già assaggiato io e il mio compare a telecamere spente, ci volevamo fare il video, abbiamo deciso di non farlo, perché... Sai che secondo me non basta schiacciare la carne per fare lo smash. Lo smash c'ha bisogno di tanti fattori, insomma, quella parte grassa che gli crea tutta la bella crosticina scura. Crosticina scura dentro dovrebbe rimanere un po' a metà cottura. Questa è proprio, pare una salsiccia. Una salsiccia, classica burger sauce, cipolle, un po' di cetrioli. È deludente. Come inizio, sottotono, cioè rispetto alle aspettative che avevo di nome così comunque importante come Giobastianic, se famo un altro giro, vediamo se trovo qualcosa di un po' più convincente. Eccolo, ha capito tutto. Che te sei presa? La focaccia di Recco? Sì, ho preso, in realtà ho girato la carta e non c'era niente che mi attirasse. Ho preso questa qui, che tra l'altro 9 franchi due pezzi di pizza. 9 euro, scusate, formazione professionale. Mi pare tantino. Mercato centrale 0% economico. Se può di? Sta già un po' sto Giobastianic smash. Guarda la carne. Smesciata male. Palesemente, smesciata male. Zero crosta. Abbastanza insapore, la salsa non è male però. C'è anche il cetriolino, però l'hamburger in sé è veramente anonimo. Cioè sembra una grande distribuzione, mi permetto di dire, però penso proprio che la materia prima non sia trattata con rispetto. Zero crosta rispetto a quello che abbiamo provato da Chuck's, è un altro livello. Ma se te rubassi un morso di focaccia di formaggio, posso assaggiare? No, grazie. Focaccia di Recco, io sono stata a Recco, ho mangiato la focaccia di Recco. È buona la focaccia di Recco, anche se la mia preferita è quella con le cipolle, le posso dire. Quella con le cipolle sì, ma io a Recco mi piace quella sottina, che poi tra l'altro utilizzano diversi tipologie di formaggio, c'è chi la fa con stracchino e ci mette altre cose, mi piace perché è intrisa, abbondantemente unta. Qua no, vabbè, calcola, non la prendi manco in mano, incandescente.
una youtuber unta. Porca miseria. Ma sai che è? Sembra quella. Io la compro ogni tanto per sentire la nostalgia di Recco, surgelata. Da scaldi in forno, così. Sembra quella surgelata. È buona, perché comunque tutto sommato è buona, però è piena di formaggio. Però dovrebbe essere croccantina, capito? Sopra un po' croccantina, dentro morbida, questa scioglievolezza. Questa tra l'altro riscaldata. Te l'hanno pure riscaldata. Quanto hai pagata? 9 euro, due pezzi. Secondo me è un prezzo decisamente alto. 9 euro, no. Cacchio. Siamo stati a Recco neanche troppo tempo fa. Non è così, no? Cioè, questa sembra una crepe, raga. Siamo più a Lecco qua che a Recco. Da. Pare la lasagna bianca che scaldi nel micro due giorni dopo averla fatta, che cosciente di averla sbagliata. Sì. Però te la mangi. Mangi uguale, che fai a butti? Guarda. Sì. A Roma c'avevamo Bonci e c'avevamo Trapizzino. Così abbiamo Lorenzo e Antonio che hanno preso un paio di pezzi di pizza. Quanto avete speso per sta cosa? Questo 14 euro, quasi 15. La vedo bella untina, mortazza, crostino. Scusa, me Giulia, ma che non si obbliga, vanno a chiedere riso, ne va a magna. Pagato 11 euro. 1 e 2. Grazie. Ammazza, il supplì classico è 5 euro. Ma il supplì classico con sopra delle erbette miste. Ma sai che è questo? Io sento origano, regà. È origano. Vado a morso a questa, va, vediamo un po'. Il sale zero. Peccato, perché l'impasto non mi dispiace. Non è male. Non sa di niente proprio. Dimenticato proprio, cancellato dall'esistenza il sale. Che dite? Olio. Fredda. Che dite? Da che parto? Io direi supplì classico. Per la tradizione. Posso fare una domanda? Ma che cazzo è la pannocchia di riso? Sai che avevo paura a chiederlo. Paura a chiederlo. Spaccamo. A parte che è moscetto, la panatura sembra croccante da vedere, ma sai di che sa l'odore? Di quattro salti in padella, gnocchi alla sorrentina, proprio quella cosa lì, sarà l'origano sopra. La parola sa di solitudine. Sì, sa di errore. Allora, innanzitutto una cosa, straunto pure questo, sotto moscio, sopra un po' più croccantino, perché ci stanno i pezzi di pane, raffermo. Scarico e ti riconfermo quello che già ti ho detto. Mi sembra di mangiare gnocchi alla sorrentina, quel gusto un po' industriale di sugo. Confermi, Franchino, scaldato al microonde? Sì, loro ce l'hanno già lì, prefritti, li prendono, li mettono su quel vassoietto di carta, lo infilano dentro al microonde un minuto. Per quanto mi riguarda, un supplì scaldato al microonde non è un supplì che vale la pena mangiare. Ma che è sto origano che c'ha? Origano su, non ci azzeccavo niente. Ma che è? Non posso neanche commentare il supplì, perché non c'è, cioè, di questo origano finto, quello quelli essiccati, mamma mia. Il supplì 5 euro, la pannocchia 6 euro. Qua no, i cornflakes, no? Hai presente? Due cornflakes sopra. Caduta massi. Odore, raga, a me sembra, non voglio essere troppo cattiva. Ma l'odore è risotto alla milanese surgelato. Sì, sì, quell'imbustino. Risotto alla milanese surgelato. Questo fila un po' di più. Gorgonzola sento l'odore dentro. Mi sa che è una mistata di formaggi. Pasta molle però. Sì, non è una mozzarella. Ma che cos'è? Ma che è? Ma potrebbe essere... Ma sa di risotto allo zafferano surgelato con dentro un po' di gorgonzola. È una cosa che ricorda vagamente la sottiletta, piuttosto non è mozzarella. Oh! Cioè, Dario vicino, già qui davanti, ma perché non assaggiate pure voi? Ma non che voi. Abbiamo fatto già marchetti criminali che mi ha devastato. È gorgonzola, sì, è risotto allo zafferano. Quindi ha un supplì di risotto allo zafferano con gorgonzola. Sì, ma senti che zafferano. Con farina di polenta per panna. Zafferano è una delle cose più care che ci siano quando la vai a comprare, questo è zafferano del discount. Infatti non sa di zafferano, sa di gorgonzola. L'ho detto, sembra un riso al salto fatto a supplì. Te posso dire che alla fine consistenza e sapore dentro non so manco malaccio, dunque il formaggio è anche buono, craccantezza. Riso vabbè stracotto perché poi riscaldato anche al microonde. La cosa mi fa mezzo trigger su questo è il prezzo. Cioè i prezzi sono veramente fuori di testa. Manca a Lugano. No, ma cerca qualcos'altro. Ma guarda questi, si sono presi le patate del laboratorio. Qua c'è sta il vinello, c'è devo cascare. No. Stand di pasta fresca, espressa, la fanno sul momento. No, o pesce, sempre o pesce. Addirittura ci siamo, stanno cercando di là. Ho provato? Ah sì, una cosa mafia. Ciao. Prendo un...
questo qui, Fabergé Gunkan. Carta? Yes. La carta è una di quelle cose che ti frega, perché capito, pare che stai a spendere soldi, poi vai a vedere il conto e inizi a piangere. Ho visto la sezione dedicata al giapponese, che fa, tu prendi una porzione di Gunkan, spicy mayo, quindi 80% tuorli, un po' di uova di pesce volante sopra, 7 euro. Salmone flambé, me l'ha sfiammeggiato davanti. Melograno, qua. Buono. Troppo grasso il salmone, forse. Il taglio del salmone non mi fa impazzire. Complessivamente è molto buono, però è un intriso di salsa, quindi non sento bene il gusto del salmone. Non riesco ad identificarti la qualità del salmone, la freschezza, capito? Meno spicy mayo, meno teriyaki magari, meno salse. Regà, chi lo vuole? Dai, il Darione. Ode sta in preparazione, tra un po' devi far match, da. Salmone un po' anonimo. È ucciso completamente da tutto ciò che è condimento, topping, sì, interni. Credo che la cosa sia voluto. Senza infamia e senza... Sì, senza infamia e senza gloria. Senza gloria. Gloria, ecco, perché se no si arrabbia, capito? Atrix si arrabbia. Atrix. Okay. Amareggiati, come ha detto il mio collega. No, mi fa ridere quando questo posto aprì, che vennero tutti gli influencer, sì, youtuber a mangiare, a fare col cibo e io tiravano dietro. E il problema sai qual è in questi casi? È il fatto che nel momento in cui ti rendi conto, vuoi assaggiare più cose, perché l'idea è venire qui, spizzica a destra e manca, poi capito, ti fai conto il portafoglio, vorrei assaggiare un po' più di cose, ti rendi conto e spendi tanto e esci a stomaco semi vuoto e neanche soddisfatta. Non è così costoso. A Roma è costoso. Ma non così però. Posso dire una cosa? A me influisce tanto comunque il prezzo d'affitto, che suppongo sia alto per siamo qua. Siamo alti, assolutamente. Detto ciò, come faccio a spendere 11 euro per due suppli di base? Non è che stai sul rooftop passi di live. No, lo so. No, stai comunque alla stazione. 9 euro per focaccia di ricco. Mi viene voglia di fare un salto a Genova, rifarmi la bocca, sentire un po' di canzoni di André mentre guido la Dacia, cioè pregando che non mi si spenga in salita, vado a prendere un dolce, così concludiamo. Ma concludiamo, ma perché, cioè, mercato centrale qua, mercato centrale là, un anno fa, esplosione, wow, mercato centrale, andiamo tutti là. Questa mi sembra tutta roba di super laboratorio, mamma mia. A me non mi attira per niente. Cannoli siciliani, perdonateli. Il cannolo è una di quelle cose che devi riempire sul momento. Per preservare la croccantezza del cannolo che poi friggerai, vederli così tutto bello, bello, bello patinato però. Oh, qua ci stanno un po' dei bomboloni, food porn. No, grazie. A conclusione con dolcino, questo è lo stand che mi ha attirato di più, perché ne ho visti altri con bomboloni ripieni di creme, cannoli prego composti siciliani. No, Maridozzino? C'è anche carino il pasticciotto. Pasticciotto leccese, a me io sono sempre un po' scettica, Ale, perché ho mangiato tra i migliori pasticciotti della mia vita a Galatina quest'estate, quindi forse me lo risparmierei. Niente, alla fine pasticciotto leccese, crema e amarena, maridozzo. C'era pure quello con la granella di pistacchio. 10,10 perché ci siamo presi due caffè al volo. Pasticciotto 3,70, maritozzo 4 euro. Sei pure pugliese. Capito, dei pasticciotti buoni non mangiati a bizzeffe, infatti. Qua sento già la marena da Fabri. La fabbrica. Famo lo spaccone. Asciuttino? Se la già faccio. A Scalone, Galatina, Salento, pasticceria Scalone. Non mi stanno a pagare, vatti a recuperare il video, te lascio qua qualche clip, il pasticciotto più buono della vita. Crema dolce, amarena che copre tutto, la frolla è troppo ampia, troppo spessa. Maridozzo, sì, lo sto tagliando, voglio vedere, perché sai che mi hanno detto che c'ha la crema sto maridozzo, non lo fanno senza crema. No, non sarà il maridozzo di regole, il maridozzo di Santo Palato, o dei Romoli. L'impasto pure mi piace, sente il limone, la brioche diciamo, è buona anche da sola. Meglio del pasticciotto, molto meglio del pasticciotto. Ma aspettavo peggio, rispetto a io se mi sono mangiata fino a mo. Questo quantomeno. Se c'è un treno, arriva la mattina a Milano, caffè, maritozzo, se può fare. Da buono, capito, quei 4 euro ti posso pure dare. Ragazzi, siamo usciti fuori, sto mercato centrale non mi ha soddisfatto per niente, se te lo posso dire. Prezzi alti, va bene, qualità no.
bassissima per molte cose, a partire da quella pannocchia con il riso allo zafferano, offensivo per i milanesi per quanto mi riguarda. Vatti a recuperare il video del mercato centrale di Roma che ho pubblicato quando c'avevo 600 iscritti, che l'hanno visto in 2-3 persone più o meno. Decisamente meglio, un po' più limitato a livello di quantitativo di stand, però una maggiore cura, senza ombra di dubbio, al di là del fatto che comunque gli affitti costino di più e quindi si trovano necessariamente a dover gonfiare un pochettino i prezzi. Arrivi a Milano, mercato centrale, no, vado a fare un giro da qualche altra parte, vado a cercare qualche altro cibo. Io ringrazio anche i ragazzi per avermi accompagnato anche stavolta. Grazie mille, a me la combo, marchette criminali, mercato centrale, l'ha distrutto. Ma depresso. Io mo te saluto perché sta arriva il tram e mi sa che lo devo prendere, mi sa che dove porta? Genova. Genova, vado a mangiare la focaccia, vado a mangiare la focaccia e se becchiamo un'altra volta. Bosco Verticale a Milano, si torna a Roma. Ha detto che dopo mi fa guidare la macchina, mi fa provare un po'. No! Guarda, te mi hai fatto guidare l'andata, mo fai finta di niente, fa il criminale.